Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. In questo video vedremo come trasferire i nostri contatti da un iPhone a un telefono Android con tre diversi metodi. Cominciamo. Innanzitutto andiamo ad aprire l'applicazione Contatti su iPhone e selezioniamo uno di questi contatti con un tap. Poi andiamo a premere sul pulsante Condividi contatto. Quindi, dal menu che appare qua sotto, scegliamo una delle opzioni per condividere il nostro contatto tramite messaggi, mail o altro. Possiamo anche salvare il nostro contatto su file e poi condividerlo con lo stesso metodo. Questo metodo però funziona solamente quando abbiamo pochi contatti da doverci inviare. Quindi possiamo provare il secondo metodo, quello di iCareFone, che ci consentirà, collegando il cellulare, di trasferire i nostri contatti sul computer e poi su Android. Vediamo come fare. Per prima cosa, colleghiamo il nostro iPhone al PC o al Mac. Quindi apriamo il programma TenorShare iCareFone dopo aver collegato iPhone, selezioniamo la scheda Gestisci, quindi utilizziamo il menu Contatti. All'interno di questo menu possiamo selezionare tutti i contatti o solamente quelli che ci interessano e poi cliccare su Esporta e possiamo esportare in modalità Visit Card oppure CSV i nostri contatti per poi trasferirli su Android tramite pochi semplici passaggi. Una volta salvati i nostri contatti nella cartella del computer che desideriamo, possiamo andare a trasferire il file della nostra rubrica all'interno della directory principale di Android. Quindi semplicemente trasciniamolo e poi torniamo su Android. E adesso andiamo su File, quindi cerchiamo File all'interno di Android, archivio, e possiamo andare a visionare la memoria interna e aprire il file dei contatti che abbiamo trasferito. Premendo su di esso, facciamo clic su Consenti e quindi possiamo scegliere di salvare i nostri contatti. Saranno automaticamente trasferiti all'interno della nostra rubrica. Per prima cosa accediamo al nostro account iCloud su internet, quindi con il nostro browser, nella pagina iniziale di iCloud selezioniamo Contatti. In basso a sinistra premiamo sull'ingranaggio e poi facciamo clic su Seleziona tutto. A questo punto premiamo di nuovo sull'ingranaggio e clicchiamo su Esporta. Qui possiamo esportare un file contenente tutti i nostri contatti. Ora apriamo Google Mail e nella barra di destra selezioniamo la voce Contatti. Da questo menu possiamo importare il file che abbiamo appena salvato e scaricato da iCloud. Quindi possiamo sincronizzarlo con il nostro account Google. Ora passiamo nuovamente al telefono Android. Quindi adesso apriamo Contatti e selezioniamo la voce Importa contatti su Android. Selezioniamo memoria interna, quindi scegliamo il nostro indirizzo mail. Ora facciamo clic su Importa. Adesso, andando ad aprire i nostri contatti, compariranno quelli che abbiamo sincronizzato tramite computer. iCareFone è un programma disponibile al link che trovate qua sotto e serve per gestire al meglio tutti i contenuti nel nostro iPhone. Trovate il link qua sotto in descrizione.